Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi è il 2 agosto e per noi francescani è una data molto molto importante ed infatti ricordiamo Santa Maria degli Angeli. Ascoltiamo. Il 2 agosto si ricorda Santa Maria degli Angeli, alla quale è dedicata una basilica in Assisi e dove la Vergine apparve a San Francesco. Qui si narra che un giorno di luglio del 1216 San Francesco si trovasse a pregare quando gli apparve la Madonna seduta alla destra di Gesù Cristo e circondata da angeli, la quale gli chiese in che modo poter esaudire il suo desiderio di mandare tutti in paradiso. San Francesco rispose prontamente: «Signore, benché io sia misero e peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, conceda ampio e generoso perdono con una completa remissione di tutte le colpe». Gli fu infatti risposto di recarsi dal Papa Onorio III, il quale, dopo averlo ascoltato e concessa l'indulgenza, gli chiese se volesse un documento, ma il frate rispose sicuro: «Santo Padre, a me basta la vostra parola, se questa indulgenza è opera di Dio. Egli penserà a manifestare l'opera sua. Io non ho bisogno di alcun documento, questa carta deve essere la Santissima Vergine Maria, Cristo il notaio e gli angeli testimoni». Così il 2 agosto di quell'anno San Francesco promulgò il grande perdono per ogni anno in quella data, a coloro che fossero andati nella chiesetta della Porziuncola, oggi all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli. E Santa Maria degli Angeli è un nome che subito riconduce il cuore di ogni francescano proprio ad Assisi, di dove c'è la grande basilica e dove c'è all'interno conservata, custodita, la preziosissima Porziuncola, una delle piccole chiesette amate da Francesco, amate a tal punto, dovete sapere, che lui, per quanto riguardava i frati, era molto molto severo, diceva: «Nessun posto deve essere vostro, i frati non si appropriano di ogni luogo, se vi cacciano lì dove siete voi, andate via tranquillamente, troverete un altro luogo». Mentre così non era per la Porziuncola. Diceva in merito a questa chiesetta Francesco: «Attenzione, perché questo è un luogo speciale, non tutti i luoghi della terra sono uguali e qui c'è la benedizione del Signore, c'è l'accompagnamento di Maria. Infatti da qui, se vi dovessero per caso cacciare dalla porta, voi dovete rientrare dalla finestra». Ed oggi quindi si apre un'occasione importantissima, che è quella del perdono di Assisi, il grande perdono. Francesco va dal Papa e gli chiede questa cosa, che chiunque fosse entrato in quella chiesetta in qualsiasi giorno dell'anno, recitando le dovute preghiere, avrebbe potuto così ottenere l'indulgenza plenaria. Questo grande dono fu concesso dal Papa ed è ancora oggi valido lì per il luogo di Assisi e proprio oggi per ogni chiesa francescana. Possiamo recarci lì e ottenere l'indulgenza plenaria andando e innanzitutto confessandoci nei tempi giusti, una settimana prima o comunque dopo l'azione del visitare questo posto, recitare il credo, celebrare l'Eucarestia, il Padre Nostro e una preghiera per il nostro Papa. Ecco, questi gesti preziosi per ottenere questo grande dono offerto dalla Chiesa anche dalla profezia e l'intuizione di San Francesco d'Assisi. E ci affidiamo con lui alla nostra Mamma Celeste che tanto si preoccupa per i suoi figli. Santa Maria degli Angeli prega per noi.